Oltre 400 atleti, tragonisti, amatori e giovani hanno preso d'assalto la cittadella dello sport di Campagnuzza per la quinta edizione del Triathlon Città di Gorizia. La manifestazione promossa dal CSA Gorizia Triathlon ha battuto quest'anno ogni record, confermandosi una festa dello sport a tutti gli effetti. Oltre al Triathlon Sprint, che è stato il momento clou della due giorni di gare, non sono mancati gli eventi collaterali, come le prove per bambini e ragazzi, con musica e chioschi a corredo. Il più veloce a completare le tre frazioni di nuoto, bici e corsa è stato l'austriaco Christoph Leitner in 1 ora, 2 minuti e 21 secondi, seguito da Francesco Cauzi e Ivone Favaretto, entrambi della Liger Team Keyline, rispettivamente in 1:02:47 e 1:04:19. Prima delle donne Federica Bazzocchi della Pool Sport in 1:11:55, seguita da Agnese De Rossi della Liger Team Keyline in 1:14:03 e da Federica Giampieretti dell'Udine Triathlon in 1:14:47. Tanti gli ospiti che hanno partecipato alla manifestazione, tra cui il giornalista Bruno Pizzul e l'olimpionico Paolo Vidoz. Non è pugilato, ma comunque è sport, tanta gente, tanti giovani. Cosa ti sembra di questa manifestazione? Ma veramente una bella manifestazione, ben riuscita, tanta gente. Ed è proprio una festa dello sport, sono proprio contento di essere venuto qua a premiare e rappresentare la nostra associazione alle tram. Secondo te vedere così tanti giovani ragazzi che fanno sport è positivo? Cosa ne pensi? Sì, sì, è sempre positivo e è bello. Un ringraziamento a tutti i ragazzi che sono venuti e anche ai genitori che li accompagnati e che fanno sport. Grazie. Grazie, ciao. Questa quinta edizione. Non so da dove cominciare. Allora, venerdì abbiamo celebrato i 20 anni dell'associazione, il Circolo Sportivo Adria, che organizza questo quinto Triathlon Città di Gorizia. Quindi 5 anni la manifestazione, 10 anni è la sezione triathlon che lavora e 20 anni ha compiuto la società. Quindi venerdì celebration, no? Come la canzone della PFM. Quindi abbiamo celebrato questi 20 anni con tutti i vecchi soci subacquei e non che si sono e hanno festeggiato qui insieme a noi nel villaggio della gara in Campagnuzza. Poi è iniziato sabato la manifestazione con l'apertura di Bruno Pizzu, è stato nostro ospite, quindi ha dato lui la manifestazione, che è cominciata con un family change. Abbiamo fatto una prova, una propedeutica sicuramente al triathlon, quindi una gara a coppie tra genitori e figli, rigorosamente sulla bici dei bambini, quindi una bici raggio 12 che ha messo a dura prova i genitori. Poi è proseguita con la gara di duathlon e la gara di aquathlon, quindi la prima gara, corsa, bici corsa e nuoto e corsa. E così abbiamo concluso la giornata di sabato con una partecipazione di 100 persone che si sono cimentate nella prima gara. Poi oggi abbiamo iniziato con la gara giovanile, alle 10 sono partiti i cuccioli, poi i ragazzi, poi quelli un po' più grandi e anche qui 50 Iron Kids, come diciamo noi, 50 mini atleti che hanno partecipato e si sono cimentati nella triplice disciplina, quindi nuoto, bici e corsa, qui sempre nel comprensorio della Campagnuzza di Gorizia. Alle 12:45 sono partiti invece i più grandi e qui abbiamo fatto il tutto esaurito, quindi sold out per la quinta manifestazione Let's Go Triathlon Città di Gorizia, dove abbiamo avuto 300 iscritti tra maschi e femmine nel quinto Triathlon Città di Gorizia. Quindi la manifestazione è cresciuta anno dopo anno, quindi avete aggiunto anche i chioschi, la festa, tutto grazie a volontari alla fine. Beh certo, i numeri che vi ho dato sono dei numeri importanti, ma quello più importante secondo me sono i 135 volontari che si stanno prodigando questi 3 giorni qui nel comprensorio della Campagnuzza, ma sicuramente molti di meno, ma è il nucleo, diciamo, dirigente della mia società che da domani già lavorerà per la 6ª edizione del Triathlon Città di Gorizia. Io quindi devo ringraziare non solo le istituzioni, quelle che sono la regione, il comune, la provincia, soprattutto, e le società con le quali noi facciamo sinergie, no? Perché è un progetto di sport che non è che è curato solamente dalla mia società, ma abbiamo sicuramente l'aiuto anche delle società di altri sport che ci sono vicini. Quindi una grossa sinergia sportiva per una grande città che secondo
secondo me può veicolare turismo e sport. La cultura lo fa in maniera egregia, ma è una città che ha una vocazione prettamente turistica. L'indotto poi, con tutti questi chioschi, con tutta questa gente, con tutta l'enogastronomia che sta intorno, ecco, fa la differenza. Perché quest'anno avrete anche una seconda manifestazione a settembre a Grado. Certo, noi raddoppiamo quest'anno per la prima volta dopo 5 anni di stop. Il 15 settembre il comune di Grado e la Grado Impianti Turistici, che ringrazio dell'offerta che ci ha fatto, un'offerta che ci ha messo a disposizione sia le strutture che la splendida Isola del Sole, per organizzare il 14esimo triathlon Isola del Sole. Quindi saremo la società che organizzerà per la 14esima volta dopo un qualche anno di stop il triathlon su Isola del Sole. Sarà un sabato, sarà una grande festa di sport. Io mi auguro che ci possano essere i numeri che stanno rendendo grazie grande Gorizia. Le iscrizioni per Grado sono aperte già da oggi. Partecipato quest'anno alla gara dopo anni in cui hai gareggiato e hai vinto, comunque sei venuta lo stesso a vedere. Come ti sembrava l'organizzazione, il circuito e tutto l'insieme? Allora, purtroppo non sono riuscita a fare quest'anno la gara, ma comunque ci tenevo a essere qui perché l'ho già sempre detto, gli organizzatori di Gorizia sono bravissimi, organizzano veramente bene il tutto, poi anche la festa dopo, veramente uno spettacolo, e soprattutto anche la sicurezza per le strade, parlo del ciclismo, e comunque anche zona cambio, tutto molto ben gestito, e non potevo non mancare, un po' perché abito veramente vicino a Gorizia, ma poi perché è sempre una bella festa, essendo sportiva non manco questi eventi. Quali saranno i tuoi prossimi impegni adesso? Faccio una ITU sprint a Cremona con le Fiamme Oro e poi il weekend dopo Bardolino, intanto per questo mese, poi vediamo, fino a ottobre c'è tempo. Grazie. Grazie a voi. Quindi neo assessore allo sport del comune di Gorizia, una delle prime manifestazioni del suo mandato, cosa ne pensa, come le sembra? È un'organizzazione enorme, una cosa così veramente implica un grandissimo lavoro, ci sono dietro persone e strutture che hanno permesso questo. Ringraziamo adesso l'Arma e i Vigili Urbani per la loro presenza che spesso passano in seconda luce, no? Le persone che lavorano dietro a una macchina così grande sono invisibili. Io credo che a loro va il nostro grazie, perché effettivamente senza di loro, ovvio, i protagonisti, se non ci fossero loro, uno è vicino all'altro, no? Se non ci fosse l'uno non ci sarebbe l'altro. Quindi il volontariato che importanza ha per il futuro dello sport di Gorizia? È fondamentale, e oggi come oggi i giovani devono trovare spazio per il volontariato, perché arrivano a cose fatte, e invece queste cose fatte sono frutto di anni e anni di lavoro, di esperienza, di attaccamento allo sport e alla struttura della città. Se i giovani riusciranno io farò di tutto affinché arrivi questo messaggio ai giovani. Io credo molto nei giovani, perché hanno tutto, ma in realtà devono costruirsi il loro futuro. È stata una bella gara, duretta come l'anno scorso, perché
la bici è impegnativa e poi la corsa anche con lo strappetto finale, in più la distanza breve ti obbliga ad andare a tutta, quasi tutto il tempo, e quindi insomma siamo arrivati tutti stanchi. Ok, no, la gara è ben organizzata, c'è supporto lungo tutto il percorso in bici, le indicazioni sono chiare e anche lungo il percorso di corsa. E voi siete una bella famiglia, quindi che accogliete i partecipanti nel migliore dei modi, e quindi complimenti all'organizzazione ancora una volta, è stato un piacere. It's a very great race here in Gorizia. It's my second time, but my first finish and first win, because the last time I had a very bad accident on the bike course. It's a very tough bike course and una bellissima gara. It's very difficult, brutale. For the bike, the mountain and the Chiesa, the downhill, and also the run, it's on the Isonzo, and coming up it's a very, very tough sprint race. For me, the hardest sprint race I ever did. The next race will be the Austrian Championship in Vienna, and then I will start in the ITU series, and hopefully some races in Italy as well.